Bene, signorina, allora le do lettura delle ultime volontà del defunto suo zio. Io, notaio Luciano Franchetti, in virtù dell'incarico affidatomi dalla buonanima, eccetera, eccetera, che in vita mi ha dettato questo testamento, eccetera, eccetera, due punti. Io, Nane Gusso, detto Masanetta, dichiaro, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, con la presente scrittura dispongo che l'eredità vada alla mia unica nipote Elena e precisamente tutto il mio patrimonio, che ammonta a 3 milioni di euro. 3 milioni di euro? Non devo firmare? Calma, signorina, perché c'è una piccola clausola fondamentale per l'assegnazione dell'eredità. Il suo caro zio defunto le impone di trascorrere un periodo nella sua ultima dimora secondo le vecchie tradizioni caorlotte. In particolare dovrà affrontare una prova fondamentale che le sarà comunicata da una persona scelta a tal proposito da suo zio, il quale l'ha voluta condizio sine qua non, ed io ne ho preso nota. Ah. Oh, un'altra cosa, signorina. Se lei non supererà la prova più importante, l'intera eredità andrà destinata ad altri. In questo plico troverà tutte le indicazioni per raggiungere la residenza. Ma si attenga alle istruzioni e buona fortuna. Non posso, segno fuori che altro, o il fante a spade qua vecchia. Ah, la roba brutta. Ciao, tu mi ascolti? Ieri non si dai specqua a fame da partire 3-7, che il forstello de corde di Dio Pire la ragazza va a tre scatole e ne baci con l'azzarone. E ora... Cosa è sto così? Ma sei su stati? Ma sei tu a nevota del povero Barbanane? 3 milioni di euro. Ma sei tu qui a cagare a venire a star qua? Ora che non sei mica da scherzare qua, sa! Lei è una roba seria! Scusi, lei è il custode? Sì, sono io il custode, sì. Beh, perché? Allora prenda le valigie e le porti dentro. Prende le valigie? Ciao, con tutta la gente che sei qua proprio da Mitici di Vignua! Ma che simpatica! Le valigie, ragazzi, oh, boh, Nina, di qua adesso vuoi finire. Rangi te che sei casi tui. Bye bye. Nina! Ciao Nina, ciao! Mi chiamo Elena. Sì, va bene Nina. Oh, scusi me. Mi sono desmentegato di farti condoglianze per tuo povero barba. Vieni qua che ti dago un bacio. Mi dispiace, sa, mi dispiace tanto. Che si agappia tutta così, in 2-4, guarda. Sì, va bene, ma chi è lei? Ah, sì, che mona. Mi son Piero Bronza. Son Gero compare del tuo povero barba che è morto. E lui, col Gero vivo, mi aveva detto che dovevo insegnarti le antiche tradizioni caorlotte. Allora mi si insegnerò a andare a pescare, a netare redi, a curare il pesce. Prima che non vaga in desmentega, ti, se te vuoi tirare i schei dell'eredità, bisogna che ti sia buona. Ma cosa hai sto capito? Te c'è da imparare a fare il broetto de pesce. Come? Qua punta, no? È il broetto de pesce qua punta. Mi raccomando, che a punta c'è da essere bianca e teneretta. E mi raccomando, il broetto qua punta. Che a punta sia bianca e tenerita. E il broetto, mi raccomando, impara a fare il broetto. Qua punta... Vabbè.
Ma cosa è sta porcaria? Ma che hai stufato il bruito con l'acqua del canale? Guarda che questa del bruito c'era prova essenziale per incamerare tutti i schei dell'eredità. Ma visto che te ha fatto fiasco, tutta l'eredità andrà all'opera di San Vincenzo e a te un pugno di mosche. Oh, no, no, San Vincenzo no, no! Ah, era solo un sogno. Come farò? Ah, ecco come farò. Ehi, ma tu lo sai fare? Il broetto. Che buono il broetto, queste be giocare brusa perché non giocare Veno el proyecto que sepe no te oga. Buongiorno. Se permesso, sei qua con me anche il signor notaio. Buongiorno. Accomodatevi. Ancora 2 minuti ed è pronto. Io non sono un esperto, ma devo confessare che questo broetto è meraviglioso. Sì, è proprio boncio. È parfatto da un pescador. Sì, adesso. Io sono stupito e Piero è meravigliato di come lei abbia potuto apprendere ed eseguire in così poco tempo un compito così difficile e oltretutto a soddisfare le nostre esigenze. Dunque, signorina, noi siamo convinti che lei abbia superato brillantemente la prova. Perciò le comunico, signorina, che da adesso lei può accedere senza ombra di dubbio all'intero patrimonio. Sì! Grazie, Piero. Ale che mite, cosa c'ha va? Mona!